Buonasera, buonasera, siamo in macchina e siamo alla stanga. Mi scuso con gli amici della stanga che gli stiamo occupando tutte le linee Vodafone e TIM, ma stiamo caricando i video di un importante incontro che c'è stato in Unione Montana e stiamo caricando le ultime notizie dall'Agordino. Allora, siamo scesi qui perché se nell'Agordino la radio funziona con due frequenze, su Belluno purtroppo non siamo presenti, ma arriviamo attraverso la diretta Facebook. Buonasera, buonasera. Riassumiamo brevemente quello che sta succedendo nell'Agordino alla luce di quelle che sono state le voci dei sindaci che abbiamo sentito poco fa in Unione Montana. Allora, iniziamo dal problema più grave che è Rocca Pietore, oltre ad aver perso i serrai di Sottoguda, come si sa, sono un lontano ricordo purtroppo. A Rocca Pietore c'è un problema ancora più grave, il paese è senza acquedotto. L'acquedotto è distrutto, l'acquedotto a Rocca Pietore non esiste più. Il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, ha chiuso peraltro i lavori, poi lo sentirete nel dibattito, dicendo o si risolve il problema dell'acquedotto a Rocca Pietore oppure noi siamo obbligati a evacuare 700 persone, evacuare la Val Pettorina. Questo ha detto il sindaco Andrea De Bernardin. In questa situazione disastrosa, il problema dell'acquedotto di Rocca Pietore a questo punto diventa uno dei problemi principali per quanto riguarda l'Agordino. Allora, tutti i comuni hanno dei problemi. Quali sono, Marco? I principali problemi sono l'energia elettrica, le comunicazioni, manca la comunicazione praticamente dappertutto. A macchia di leopardo c'è TIM e Wind che funziona, però Vodafone 030. Ad Agordo, ad esempio, abbiamo solo il modo di collegarci solo telefonicamente o SMS, nessun servizio internet né per quanto riguarda le DSL né per quanto riguarda la telefonia cellulare. Avevamo avuto Eolo che ci ha supportato fino a mezzogiorno sono finite le batterie di riserva e da lì è crollato pure quello, quindi non abbiamo più nessuna maniera di comunicare con il mondo per quanto riguarda Agordo, diciamo, ma tutto l'Agordino. Questo è il punto. Questo è uno dei punti critici di questa emergenza. Da una parte l'energia elettrica, a Taibon, metà comune, è ancora senza energia elettrica, a Cencenighe c'è, poi ci sono delle zone a macchia di leopardo dove è tornata l'energia elettrica, ma Alleghe è senza corrente, Falcade è senza corrente, Arabbia e Livinallongo non ne parliamo, ci sono case scoperchiate. E la situazione non è delle migliori, siamo ancora senza corrente in parte di Taibon, la corrente manca totalmente da quel che ho capito a Colle di Santa Lucia, manca totalmente ad Alleghe, Ciro De Biagio si è lamentato durante appunto l'incontro che c'è No, si è stato. proprio incazzato perché i gruppi elettrogeni, secondo il sindaco di Alleghe, sono fermi a Longarone da tempo e non stanno raggiungendo l'Agordino. Addirittura, poi sentirete nel corso del dibattito, c'è un sindaco che ha detto ci hanno portato un gruppo elettrogeno in paese, non sono state capaci di farlo partire e lo hanno riportato a Feltre, cioè cose che se confermate naturalmente daranno adito a ulteriori strascici nel corso dei prossimi giorni. Questo è quello che è uscito in una riunione ufficiale, coordinata da Franco Magrin, che è il responsabile del COM ad Agordo. Per quanto riguarda le case scoperchiate, ci sono case scoperchiate soprattutto nella parte alta dell'Agordino, a Livinallongo del Col di Lana, a Colle Santa Lucia è stato scoperchiato anche il municipio e le scuole, si cercano lamiere ondulate, si cerca del tavolame, si cerca il nylon perché si teme per la neve, abbiamo pubblicato i video delle prime nevicate, è nevicato a Selva di Cadore, è nevicato ad Arabba, quindi il problema è ulteriore che adesso è quello della neve. Case scoperchiate, dicevamo, mentre una situazione sta ritornando nella normalità a Cencenighe, qui tanto di cappello a Veneto Strade, ai tecnici comunali, il ponte del Ghirlo è stato rimesso in sicurezza, cosa incredibile. Gli mancava completamente il piede, hanno lavorato tutta la notte mettendo dei grossi macigni, dei grossi blocchi e poi riempiendolo di ghiaia, che la ghiaia ha asportata invece a Rondebosse dove c'è stata la frana. Quindi anche in questo caso Veneto Strade, i tecnici sono stati eccezionali, cioè in una
una notte hanno dato stabilità al ponte sul Ghirlo e i mezzi pesanti possono transitare. Per questo è importante il Ghirlo, perché la viabilità era comunque garantita dall'alternativa di Via Campo, ma non passano i camion, soprattutto se sopra ci portano i gruppi elettrogeni, e di conseguenza la rimessa in sicurezza del ponte sul Ghirlo ha significato poter far transitare i mezzi. Purtroppo sopra le 7 tonnellate e mezzo non possono transitare prima di Agordo, perché nella zona di Le Campe, dove è stata battuta dai piccoli tornadi, dalle trombe d'aria, naturalmente c'è stato un problema ancora più grosso, che è quello dell'asfalto della strada, che ha ceduto una carreggiata, quindi si transita a senso unico e non oltre le 7 tonnellate e mezza. Quindi questo sta creando comunque dei problemi ai mezzi di trasporto più grandi. Vedo che continuate a scriverci messaggi, però non riusciamo a rispondervi, sono troppi. Ho visto passando che ci chiedevate di La Valle Agordina. Alla Valle Agordina stanno tutti bene, ci sono solo due frazioni isolate dall'energia elettrica, mi sembra sono Ronche e Ronchette, sono gli unici due paesi che sono rimasti senza energia elettrica alla valle. Il resto, diceva il sindaco, noi nel disastro siamo i più fortunati in questo momento. La valle che sono stati i più sfortunati, perché il primo blocco stradale è proprio nato alla Muda, come ricorderete domenica, anzi sabato. Adesso però la situazione alla valle è sicuramente migliorata. Tanto di cappello a chi negli anni ha lottato, battagliato e politicamente fatto le guerre per avere i finanziamenti regionali per gli argini e i servizi forestali, perché hanno tenuto tutti. L'Agordino è salvo perché hanno tenuto gli argini a Falcade, hanno tenuto le briglie a Selva di Cadore, ha tenuto l'argine a Taibona Agordino, dove stava esondando il Tegnas, quindi rischiando di portare via mezzo paese. Luxottica. Luxottica non si lavora, domani e dopodomani era stato previsto un incentivato del 150% per coloro che dovevano andare a lavorare, per coloro che avevano dato appunto la disponibilità per andare a lavorare domani e dopodomani. È stato deciso che lo stabilimento resta chiuso ad Agordo e Cencenighe, questi sono i due stabilimenti che rimangono chiusi, quindi tutti coloro che dovevano recarsi al lavoro partendo dalla Valbelluna, perché sicuramente dalla Valbelluna ci state guardando, non recatevi sul posto di lavoro ad Agordo e Cencenighe. Questo è il messaggio che viene passato dalle RSU. Questa roba è sedico anche, però mi sembra c'era un messaggio prima, no? Avevo visto, intanto che tu lo trovi, so che c'era una nota per Pederoba e Sedico. Intanto arriva da Nicola Del Ding una notizia per Blackfin, ci dice che lunedì la fabbrica sarà aperta regolarmente, quindi ai 100 e più dipendenti della Blackfin, della Pramaor, di Nicola Del Ding, sappiate che lunedì si rientra nella normalità, e anche qui sono stati bravi, perché insomma la Blackfin era allagata, Nogarola è stata flagellata, e dove c'era la ciclabile, che non c'è più, è stato minacciato il mobilificio artigiano Ben, che adesso si trova sul greto del torrente Cordevole, ma ha resistito, questa è la cosa importante. E anche la Blackfin ha avuto dei seri problemi, quindi anche in questo caso si rientra nella normalità lunedì. Dicevi? Ho il comunicato ufficiale di Luxottica per quanto riguarda appunto le giornate di domani e dopodomani. Agordo e Cencenighe, l'attività lavorativa è sospesa sia venerdì 2 che sabato 3 novembre. Si invitano i dipendenti a non presentarsi presso lo stabilimento. L'attività nei due stabilimenti riprenderanno lunedì 5 novembre alle ore 6 del mattino. Per quanto riguarda Pederoba, l'attività lavorativa è sospesa sia venerdì che sabato 3 novembre. Si invitano i dipendenti a non recarsi. Le attività riprenderanno lunedì 5 novembre. Produzione sarà attivo solo reparto grezzi venerdì 2 e sabato 3 novembre, come comunicato dai responsabili. Le attività ritorneranno regolari lunedì prossimo. Per quanto riguarda Sedico RX, attività lavorativa sospesa sia domani che dopodomani. Sedico Logistica AFA RMX, venerdì 2 lo stabilimento lavorerà con orari ordinari, mentre sabato 3 le attività si svolgeranno in base all'orario già comunicato dai responsabili. Le attività ritorneranno regolari a partire da lunedì 5 novembre. Questi sono appunto il quadro generale per quanto riguarda Luxottica, per coloro appunto che devono recarsi al lavoro. Ciao Laura, ho visto il messaggio di mia sorella, finalmente riesco a sentirla. Ciao Laura, stiamo bene? È tutto a posto. Allora scusateci per come stiamo trasmettendo, ma siamo alla stanga sotto un lampione.
ci stanno anche guardando male, ma è l'unico posto in cui siamo riusciti a trovare copertura scendendo dalla Gordino, perché da qui in su segnali telefonici non ce ne sono, quindi già la telefonia, già la telefonata normale è impossibile, se non per i fortunati di TIM, quelli che riescono per l'appunto ad avere il collegamento telefonico. Noi siamo alla stanga in questo momento, la situazione è tranquilla, non piove più, siamo scesi abbastanza tranquillamente anche da D'Agolo. Siamo stati oggi a Voltago e Frassenè, è una cosa apocalittica, non c'è più un albero in piedi, i tralicci sono piegati in due, è la linea che alimenta le postazioni del Gardelon dove ci sono appunto tutti i segnali telefonici, radiofonici e televisivi. Posto le foto di, sì, di Frassenè sulla pagina internet di Radio Più, perfetto, chi le volesse vedere. Perfetto, appunto. Su Radio Più stiamo pubblicando le foto di Frassenè, vedrete i tralicci come sono piegati e vedete quel gioiello del Parco Laghetti di Frassenè, che cosa è successo, perché anche qui c'è stato lo schianto di centinaia e centinaia d'alberi, uno è finito sopra la dependance e l'ha distrutta. La cosa che ha toccato il cuore è che qualcuno ha portato da mangiare alle anatre e agli animali del parco Laghetti. C'è un po' così, è commosso sta cosa. Abbiamo provato a scendere verso Rivamonte e ci siamo trovati in un casino nel vero senso della parola, cioè una cosa apocalittica. Le foto le trovate già sulla pagina internet di Radio Più, quelle di Frassenè, con le foto degli alberi spezzati e naturalmente il Parco Laghetti. Ad Alleghe il lago è cresciuto di 2 metri, come dicevamo anche nei collegamenti precedenti, e qui c'è stato un dramma perché ha allagato l'hotel Dolomiti, ha allagato la casa di mia sorella. Ciao Mara, so che non ci puoi vedere perché in questo momento ad Alleghe non hanno né comunicazioni telefoniche né energia elettrica. Alain ieri ha fatto un messaggio a tutti i suoi amici, ha chiesto chi domani è disponibile ad andare ad aiutarlo. La strada adesso è aperta perché prima non si raggiungeva, l'ex chalet al lago, nel senso che c'erano piante e sassi ovunque, frane, è stata liberata la strada e quindi diciamo è raggiungibile. Purtroppo anche qui è stato distrutto un gioiello, gli alberi di Villa Paganini sono stati tutti rasi al suolo, sono rimasti in piedi davvero davvero pochi. Un paesaggio apocalittico come, ecco, la Valle di Garesce. Hanno detto: perché non parlate mai? Perché non sapevamo nulla. Abbiamo parlato questa sera con Massimo Murer e l'ha detto, poi lo sentirete nel dibattito che stiamo postando. La Valle di Garesce è una spianata bianca, c'è solamente ghiaia e salvo l'abitato di Garesce, non ci sono feriti, non ci sono vittime, ma Pian de Giare è una spianata di ghiaia, una spianata bianca con gli alberi crollati che gli fanno da contorno. Io della Valle di San Lucano preferisco non parlarne perché mi si blocca il cuore. Brunella oggi ha realizzato un video partendo da Col di Prano, non so se è già stato pubblicato. Ecco, guardatevi quel video e vedrete delle cose allucinanti. Il ponte, l'ultimo ponte per andare a Ponte della Pita dopo Col di Prano non esiste più. Il Bordina è impazzito, un torrentello placido ha fatto un disastro peggio del Tegnas, ha portato via un ponte, ha portato via prati interi e ha interrotto la strada soprattutto per salire a quella che è l'ultima abitazione dei Cadene e quindi poi più su verso Ponte della Pita, scendendo da Col di Pra verso Taibon è pazzesco, cioè una cosa folle. Vedrete il video, avrete modo di rendervi conto di quello che è accaduto e mi dicono che la Valle di Garesce è uguale, così come Rivamonte, così come Frassenè, così come Voltago, Colle Santa Lucia, ad Alleghe c'è una montagna che è la prima che trovate entrando in paese che non ha più nemmeno un albero, quindi questo è un problema che si sta ripercutendo su tutto la Gordino. Su Marco, se c'è altro. Mi sembra che abbiamo detto anche abbastanza. Ecco, scusateci se non rispondiamo ai messaggi, ma adesso il nostro telefono ne ha caricato una strage perché da giorni non scaricavamo la posta, però non possiamo, cioè non riusciamo a rispondere a tutti perché adesso ritorneremo in una zona non coperta perché le compagnie telefoniche ci hanno dimenticato. Cioè noi per loro non contiamo un cazzo. Contiamo solamente quando c'è da pagare la bolletta. Avessero almeno montato un paio di tralicci di emergenza, almeno ad Agordo non c'è un segnale telefonico delle compagnie che funziona se non la TIM, ma solamente voce. Eulo ci ha abbandonato ieri sera, finiti i tamponi, era l'ultima nostra
ancora di salvezza a Taibong, non c'è più nemmeno quella. Adesso abbiamo visto i tecnici al lavoro delle compagnie telefoniche, sarebbe anche ora. Siamo a venerdì ormai, siamo al quinto giorno di emergenza, dove è stato richiesto a più voce un intervento da parte dei tecnici per ridarci i segnali, perché la gente ha bisogno di parlare e di capire cosa sta succedendo nell'Agordino. Purtroppo non siamo stati ascoltati dalle compagnie telefoniche, e anche questo dovrà essere uno dei grandi temi di dibattito dei prossimi giorni. Non è possibile. Non è possibile nel 2018, prima ti danno il vasetto della marmellata, ti fanno mettere dentro le dita e quando hai bisogno di succhiartele ti levano il vasetto della marmellata e ti dicono arrangiati. Questo hanno fatto le compagnie telefoniche. E qui mi fermo. Allora, noi ci risentiamo domani sperando che le compagnie telefoniche ci ridiano i segnali, altrimenti scenderemo di nuovo alla stanga e verremo ad informarvi. Intanto vi abbiamo postato i video e tutto quello che è successo quest'oggi nell'Agordino. Noi torniamo su in quello che è diventato una vallata infernale. Buona serata.